protesta che continua a oltranza. Continua perché il governo continua a dire che il giorno 4 non ci sarà nessun ministro e nessuno che rappresenti il governo dal punto di vista politico, perché la domanda è rivolta al governo. Di fronte a una vendita al buio, una vendita assolutamente pericolosa che non garantisce investimenti e occupazione, si mette in discussione l'accordo di programma. L'accordo di programma invece lì c'erano certezze di investimenti, certezze delle linee di produzione e certezze di tutti i livelli occupazionali. È chiaro che il governo, non rispondendo, manda un messaggio che vuole avere mano libera sulla vendita e non vuole porre a chi verrà vincoli su Genova così come su Taranto. E quindi un'azione molto molto pericolosa, quindi la nostra protesta continua, continua finché il governo non vuol discutere con noi del rispetto dell'accordo di programma e di rendere l'accordo di programma uno dei vincoli per l'eventuale vendita, ammesso che poi qualcuno sul serio voglia comprare un'azienda come questa con tutti i problemi che ha. Dai, dai però! Quali sono le prossime mosse? Le prossime mosse, noi abbiamo votato un'assemblea all'occupazione della fabbrica ad oltranza e continueremo a farci sentire perché questa vendita al buio non lo accettiamo. Cioè il governo sta mettendo l'Ilva di tutta Italia in una condizione di venderla al buio, quindi non ci sono dentro piani industriali certi e per quanto riguarda Genova non ci sono le garanzie occupazionali. Questo a Genova vuol dire centinaia e centinaia di esuberi e vuol dire anche la cancellazione dell'industria siderurgica a Genova. Noi non possiamo permettere questo ulteriore schiaffo a Genova. Se non dovesse arrivare un accordo? Ritorniamo alle 9 di sera in fabbrica, dormiamo dentro come abbiamo fatto questa notte e domani mattina continuiamo. Alziamo l'asticella. Fate passare, oh!